Ciao. Ciao Isa. Ciao. Giulia, tesoro, ciao. Come stai? Bene, grazie. Vai. Ciao. Piacere, Isabella. Michele, ciao. Giulia, tesoro, non sapevo che il tuo compagno avrebbe portato anche suo figlio. No, veramente, lui è il mio compagno. Come lui? No, no, è uno scherzo. Avrà la metà dei 2 anni. Scusa, Michele, quanti anni hai? 28. E non vedo dov'è il problema. 28? Pensa, quasi l'età di nostro figlio. Appunto. E magari lo conosci perché è tuo coetaneo. Si chiama Tommaso Caroli. No. E non vedo il motivo di essere così ostili, soprattutto nei confronti di Giulia. È proprio perché noi le vogliamo bene e le vorremmo aprire gli occhi. Scusa, come pensano di avere una famiglia, un futuro, dei figli, magari con questa loro differenza di età? Ma in ogni coppia ci possono essere alcuni ostacoli, a prescindere dalle varie differenze di età, no? Non è questo che rende una coppia solida. No, non è proprio così. Giulia, tesoro, io lo so che tu lo capisci che questa cosa è ridicola. Adesso magari non lo vuoi accettare, però pensa al tuo futuro. Isa, io veramente non... Lo so che adesso non lo vuoi accettare, però dammi retta che poi col tempo ti renderai conto. Cerca di diventare più matura, no? Dai, amore, basta, andiamo. Sì, abbiamo già visto abbastanza. Infatti. Sono sicuro che prima o poi capiranno, Michele, io sono così confusa. Sono sommersa di critiche, di giudizi, io... È davvero molto angosciante, davvero. Lo so, e ti capisco, so che non è facile per te. So anche che le persone sono sempre piene di pregiudizi. Però sono qua, ok? Li affrontiamo insieme. Lo so. Però ho tutti gli occhi puntati su di me ogni volta che usciamo. Davvero è frustrante. E io mi sento quasi in colpa. E forse Isa ha ragione. Io dovrei essere più razionale. A me non importa cosa dicono gli altri. Io ho detto che di te sono innamorato. E che con te voglio una famiglia. Ed è vero. Ricorda, non dar peso a ciò che dicono gli altri, perché comunque avranno modo di criticarti. Io... Forse ho bisogno di un po' di tempo. Lasciami solo il tempo di pensarci un po'. Hai sentito cosa è successo? No, che è successo? No, ma tu non sai mai niente. Lucia e Marco si sono lasciati. Ah. Sembra che lei praticamente l'abbia tradito con l'istruttore di tennis. Oh, non capisco. Aspetta, non ho finito. Carola, la presente Carola, hai visto come ultimamente va combinata in giro? E allora? Sembra una quindicenne o cosa. Cioè, io adesso capisco che lei è tornata singola, si voglia divertire, però insomma dai, competere con le ragazzine. Io non so se ti sei resa conto che da quando sono arrivata non hai fatto altro che criticare tutte le persone che ti stanno intorno. Dai. Non fare l'ipocrita, tutti criticano. Beh, intanto questa non è una giustificazione, e poi non è vero. Non sono tutti come te. Senti Giulia, non fare la moralista. Io sto parlando di cose reali. Per esempio, tu ti ricordi quando ti portavi dietro col bambino? Ne vogliamo parlare? Ma se proprio volevi un bambino, potevi farlo invece di fartelo. Ma come ti permetti, Isa? Tu sai soltanto criticare le persone. Ma tu davvero pensi di essere l'unica perfetta, l'unica che sa fare le cose per bene? Sai cosa penso? Che tu dovresti pensare un po' più a te stessa. E colmare le tue di insicurezze.
E a me dispiace davvero tanto. Ma almeno adesso ho capito che persona sei. Ma sì? Che cosa intendi? Lascia stare. In fondo non capiresti. In realtà sono io che sono una stupida. E mi sono lasciata condizionare da persone come te. Un ultimo consiglio. Cerca tu di essere più matura. Ti saluto. Giulia. Ciao. Ciao. Che è successo? Ti ho chiesto di venire qui perché ho bisogno di chiederti scusa. Che vuoi dire? Che non ho dato priorità a quel che invece io volevo veramente. Mi sono fatta condizionare dalle persone, da quello che dicevano, ma avevi ragione tu. Non bisogna dar peso a quello che dice la gente. Perché tanto, qualsiasi cosa farai, avranno sempre un motivo per criticarti. Sì, e sono contento che tu dica questo. Ho capito che avevi bisogno del tuo tempo e ora siamo qui, no? Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Cosa vi porto? Ma per me un'insalata, grazie. Perfetto. E per suo figlio? Veramente non è mio figlio, è il mio compagno. Ah, mi scusi. Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno donando un forte messaggio.